Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio per l'invito. Purtroppo anch'io come sindaco devo andare via perché siete stati così bravi. Voi e una analoga organizzazione, in altra parte della provincia, di fissare per oggi alla stessa ora nello stesso evento. Per cui non potendo, non ritenendo di poter cominciare ad essere in nessun posto per osservare, per fare, come dire, per dare la testimonianza della vicinanza dello Stato anche in quella zona. Vi ringrazio per quello che fate, vi ringrazio per come lo avete fatto, per il risultato che state raggiungendo. Questa è, sindaco, darvi l'occasione per dire a noi stessi, per ribadire a noi stessi, per riconoscere a noi stessi che esistono in questo periodo, in questo momento storico particolare, due modi di atteggiarsi di fronte a noi e tre livelli di responsabilità e azione che in qualche modo ci portano davanti alla resa di conti rispetto alla bontà di alcune scelte fatte negli ultimi decenni in questo paese, anche fuori dai confini di questo paese, e per noi anche la necessità di interrogarci su quale treno dobbiamo invece incamminarci per verificare i nostri comportamenti e raggiungere la città di più importante. I due modi di approcciare il problema sono quelli dei ladrati, del cambio, e quello invece di chi agisce nel fatto. C'è chi intorno al problema di immigrazione, studendo, si deve avere soluzioni con una grande presunzione destinata a miseramente rifiangersi contro le realtà che ogni giorno ci sono la vostra fronte. Ritiene di avere delle soluzioni, ritiene di avere delle soluzioni certe, poi magari non si capiscono ancora solo. A me la vita ha insegnato un blocco di immigrazione, che tra l'altro giovane funzionario di prefettura mi occupavo della nostra parte di competenza nella gestione di quel del campo, di quelle poche norme, le uniche che hanno dettato il testo unico delle leggi pubbliche sicurezza, e con le quali abbiamo gestito il fenomeno migratorio in questo paese negli alcuni anni degli anni, anzi fino alla prova, quando c'è stata la importante legge Martelli. Importante legge. E la storia mi ha insegnato, la storia mia professorale mi ha insegnato che sul fenomeno migratorio possiamo dettare norme un giorno e due giorni dopo sono già superati. Chi ritenga di avere delle certezze in questo campo, ahimè, credo che si tratti di soggetto pieno di presunzione, nel poco senso della realtà. E quindi ci sono le persone che strillano su questo versante e ci sono persone che fanno. Ci sono istituzioni che fanno. Noi apparteniamo, non la mia amministrazione, alla quale appartengo, e voi, enti locali, espressione degli enti locali, che avete responsabilità di gestione dei portali sociali e quindi delle cose più complesse, questo con un particolare momento storico, noi siamo quelli che dobbiamo fare. Siamo le persone a cui vengono posti i fronte dei problemi che hanno la necessità e il dovuto trovare il giro di un giorno, due, tre, mezz'ora delle soluzioni. Perché non è problema ce l'ho dato? Perché se stamattina arrivano 5.000 immigrati in Porto Rico, due ore dopo noi abbiamo la necessità di accogliere con una X persona, e sono persone, con un bagaglio di cose che sono per essere con la democrazia di sindaco facciamo. In questa regione lo facciamo anche peggio, saremo di potenza con il dottore Santarelli, il quale con i suoi altri colleghi della regione stanno lavorando una importante intesa che credo ci porterà a conseguire risultati buoni. Anzi, proprio stamattina commentavamo su cui la vita può dare a questo protocollo su cui stiamo lavorando da un mese tra la rappresentanza dello Stato e della regione e i comuni. Attraverso l'ACI per conseguire migliori risultati di accoglienza per questi nuovi
E non c'è dubbio che c'è un limite all'azione delle organizzazioni internazionali visibile sotto gli occhi di tutti, di politiche internazionali, di gestione delle politiche internazionali. Scontiamo i limiti all'azione delle organizzazioni, così come scontiamo i limiti grossi a livello europeo. Difficile pensare che sì, siamo evidentemente tutti per il fatto che ci tornano delle risorse per gestire questo problema. Avremo anche necessità di una condivisione, di una emergenza non dichiarata che pone il nostro paese di fronte a dare le risposte della sua attenzione culturale, impone di dare che dà, ma che pone anche di fare di più. E abbiamo un problema interno, perché questa divisione, difficoltà di creare un momento di coesione nazionale, di fronte al problema che riguarda la nazione intera, è un problema che va affrontato anche nei termini di riflessione sulle politiche ordinate. E è un problema che ci dobbiamo porre, ma mi pare che sia anche questo già l'attenzione di questo governo di modifica delle sette costituzioni. Perché non si può andare incontro ai problemi di così vasta portata se la necessità interna giunge a livelli così elevati. Ma su questo evidentemente altri lavoreranno. Non solo questioni di città, ma solo questioni delle quali però noi in qualche modo ne vediamo le conseguenze. Perché non è facile agire poi nelle periferie quando non vi è serenità nella catena di comando, per così dire, non vi è serenità nella gestione complessiva. Noi abbiamo circa 140.000 abitanti in questa provincia, tra le più regolari. In questa regione, più o meno 40.000 in questa provincia, noi rappresentiamo più o meno la rete nazionale, siamo intorno al 95%, non è niente di nuovo. Certamente più di altri, ma più di ogni altra, più di molte altre regioni, il tessuto economico di questa terra ha richiesto una manovra straniera o ha accolto una manovra straniera. Altro punto di riflessione: paesi dell'est d'Europa che hanno tanta resistenza, tanta accoglienza di questi migranti, sono gli stessi paesi dai quali migliaia di cittadini sono andati a raggiungere nelle nostre terre, con il tetto di lavoro, con la speranza di vita. Sono gli stessi paesi che hanno migrato la loro condizione economica con il contributo della comunità europea. Sono quei cittadini che adesso, molti dei quali sono nostri, io firmo mediamente, per quanto di mia competenza, che poi era, come sapete, la concessione della cittadinanza che aveva dato con me, con la competenza del cuore centro, io firmo mediamente una ventina di concessioni di cittadinanza al mese. Perché queste persone hanno trovato ragione di vita, hanno trovato stabilità anche familiare di queste terre, possono andare avanti, possono portare a compimento il loro progetto di vita, il loro e i loro figli. C'è una stabilità di queste persone che raggiunge anche i livelli notevoli. Sono quelle persone che hanno trovato lavoro nel nostro paese quando il sistema economico e produttivo richiedeva. Milioni di persone hanno trovato occupazione nel nostro paese quando il sistema economico e produttivo richiedeva. La Val Tronchi non avrebbe potuto continuare a sfondare pentole, minacciare ed essere leader in tutto il mondo se non con il contributo della manodopera straniera che molti cittadini italiani hanno rifiutato. L'occupazione che molti cittadini italiani hanno rifiutato. E questo è un dato. È evidente. Quando si ha un periodo di grande attività sociale, tutti quanti siamo belli, buoni, bravi, siamo molto organizzati.
forse qualche generosità, qualche istinto della generosità viene meno. Però non è possibile che il mondo dell'imprenditoria sia. Io ricordo la sanatoria del 2002, 800.000 persone paralizzate, la loro occupazione lavorativa non erano neanche tutte. Ed era il mondo dell'impresa che chiedeva la paralizzazione di questo contraccesso, naturalmente, di queste imprese. Sono stato qualche settimana fa in una importante azienda produttiva di questa provincia e il titolare dell'azienda che occupa più di 1 miliardo di persone mi ha detto che c'è il 30% di occupati provenienti dagli altri paesi. Sono bravi, qualcuno va qui, dare integrazione, però sono bravi, hanno problemi e lavorano solo. Sono persone che hanno trovato vita per me, come l'abbiamo trovata in altri paesi. Questa storia che si ripete, che trova da sola le proprie ragioni. Noi che siamo il paese del Mediterraneo, che ha visto questi fenomeni migratori per tante centinaia di anni, così nel corso di un tempo, dobbiamo pensare che sia una cosa nuova, avvicinabile, chissà come. Bene, forse fin troppe cose ho detto, ma dovrebbe essere soltanto un saluto. Cercheremo, se lo volete, di essere vicino, di continuare a essere qui, vicini quando se come abbiamo cercato di farlo nel corso della realizzazione di questo progetto. Noi siamo lì, la prefettura è casa vostra, le porte sono aperte, quando